Buongiorno, sono contenta di avere di nuovo internet, questa è la cosa più importante di tutti. È la prima. Oggi voglio mangiare con voi, parlando un po' di tutto. Qui ho i miei fiori, l'acqua con la mia bottiglia, naturalmente io uso bicchiere, posate, tovaglioli. Più che bicchiere ho una tazza perché ne contiene di più. Intanto vi dico buon appetito. Allora, mi sono fatta tacchino al limone con finocchi passati in padella normali. Intanto vi dico buon appetito a tutti. Se state mangiando con me, se no. Buon appetito a voi quando mangerete. Allora, vi dicevo, sono contenta di avere di nuovo internet, così almeno posso rimettermi in carreggiata? No, non è così. Posso rimettermi a fare video. Adesso questo è il primo mukbang che rifaccio. È un po' di tempo che non lo facevo più. E mi piace comunque mangiare in vostra compagnia. Intanto mangio. Allora, i finocchi li ho messo solo proprio un goccettino d'olio, mezzo cucchiaino. Mettiamo un cucchiaino. Li ho fatti saltare un po' con una pentola antiaderente. Il sale. E poi gli ho aggiunto l'acqua in maniera che una volta che si sono ben grigliati e tutto, gli ho messo l'acqua per farli continuare a cuocere perché sennò sarebbero rimasti crudi. E io preferisco comunque che siano un pochino più cotti. E invece il tacchino l'ho tagliato a pezzettini, passato nella farina, fatto saltare nel limone. E mezzo cucchiaino d'olio e poi aggiunto l'acqua e mi è venuto così così, ma è buono. Devo dire che oggi mi tengo leggera perché ieri ho fatto una grande festa a mezzogiorno. Ho mangiato cose che era un bel po' che non mangiavo, tipo il lardo, la lingua, salata, tutta roba a base di maiale. Comunque, con cavoli, patate cotti nel vino. È una ricetta francese, non so come si chiama, casse-croûte, non so come si chiama. Comunque, e ho finito in bellezza. Con una millefoglia, un pezzo di millefoglie. Naturalmente non ho cenato ieri sera perché ero talmente piena che non ce la facevo più. Stamattina il mio solito caffè ho mangiato una tartina. E buon, adesso mangio questo che è mezzogiorno. Sono anche contenta, contenta e no, che l'ora sia tornata normale, cioè che adesso abbiamo la stessa ora. Da una parte sono contenta, dall'altra mi scoccia un po' perché mi cominciavano i programmi, come si dice, un'ora prima, si può dire, che potevo anche andare a dormire prima. Invece adesso devo aspettare le 9, 9 e mezza, io che vado a dormire con le galline. Per me è lungo, ma appena posso, cioè non appena posso, devo ricominciare a fare, devo riprendere comunque con le live.
e farne il più possibile. Vedete anche come quando facevo le live per me erano le 8, per voi erano le 9. Che così voi avevate già mangiato, avevate già cenato, avevate fatto tutto. Invece adesso 9, 9, vabbè, può andare bene lo stesso, a me no. Ma. Ho visto che non avevo internet. Ho visto ultimamente, questa mattina più che altro, perché non avendo internet non avevo neanche la tele. Avevo delle notizie così. Ho visto comunque quello che è successo in Sicilia, a Catania soprattutto. È dura, è dura per loro. Altro non, cosa vuoi, non so neanche cosa dirgli, più che dirgli siamo vicini come italiani a chi ha subito queste cose, queste catastrofi naturali. È buono. Non voglio neanche, come si dice, abbuffarmi, perché poi dopo mi rimane sullo stomaco. Allora, sto mangiando pianino pianino, anche se è ancora veloce. Però è la mia porzione e me ne sono fatta un po' anche per stasera, che così stasera. Se ho fame e non ho bisogno di mettermi lì a cucinare, a spadellare, ce l'ho già pronto. È buono. Devo rimettermi in forma comunque. In forma. Devo cercare di mangiare meglio. Perché non è che mi faccia bene mangiare. Sto mangiando male. E me ne sto rendendo conto. Perché il mio stomaco comincia a fare i capricci. Cioè, è già un po' che fai capricci, ma boh. Bene, e l'ultimo mio boccone. Ho mangiato tutto. Adesso mi metterò a finire di pulire la cucina. E poi. C'è la signora in giallo a luna e quella non me la perdo. Io vi mando un bacio immenso a tutti, grazie e se vi piace iscrivetevi. Questa è una tunica, è molto leggera, però mi sta proprio, cioè ci sto veramente bene. Io vi ringrazio tutti, di nuovo, vi dico ancora buon appetito. Buon pomeriggio e buona continuazione.